Siamo con Anna Maria Amorosa, soprano, poliziana, che quest'oggi si esibirà qua al Tempio di San Biagio con alle spalle l'esperimento, il pendolo di Foucault. Che emozioni stai provando a cantare in questo fantastico ambiente con questo fantastico esperimento? Beh, allora, sicuramente da musicista è un'esperienza particolare. Quando mi è stata proposta ho accettato immediatamente, anche perché appunto movimento di terra, musica è sempre una questione di vibrazioni, no? E quindi unire queste vibrazioni è un momento magico. La scelta anche del programma è stata fatta appunto ricercando questo tipo di vibrazioni particolari, partendo da brani del 600 per arrivare al tardo 800. Quindi insomma è un'emozione unica anche perché sono cresciuta in questa parrocchia e cantare con l'organo appena restaurato è importante per me, ovviamente anche affettivamente parlando. Ecco, tu sei cresciuta in questa parrocchia, Sì, quindi legatissima a San assolutamente. Biagio. Raccontaci un po' della tua carriera. Come hai deciso di diventare soprano? Quanti studi hai fatto per diventarlo? E se vuoi consigliare qualcosa a chi sta studiando per diventare soprano? Allora, innanzitutto come molti musicisti che sono nati e cresciuti qui a Montepulciano, perché non dimentichiamo che ce ne sono tanti che stanno facendo carriera nel mondo adesso, è tutto partito grazie all'Istituto di Musica, dove tutti da piccoli abbiamo incominciato con i vari corsi di strumento, di coro, di solfeggio, ed è lì che è nata la mia passione. Se devo pensare al momento in cui ho iniziato a cantare, è proprio nel momento del mio trasferimento a Montepulciano. Quindi è tutto partito da lì, fa parte di me ormai. E ho iniziato andando prima privatamente, poi ho cercato di capire se era veramente quello che volevo fare nella vita, anche perché è un percorso molto arduo. Poi sono stata ammessa al Conservatorio di Bologna, mi sono diplomata e la mia carriera è partita da lì. Sto facendo concerti in Germania, nel resto d'Europa, è sempre un percorso difficile perché ti confronti con tanti repertori diversi, quindi con stili diversi che prevedono una preparazione, uno studio precedente impegnativo. E la consiglio come carriera, pensando non tanto al denaro e alla retribuzione, ma a un percorso proprio anche psicologico e di ricerca, sia di se stessi che del repertorio che ci contraddistingue, soprattutto quello italiano, dall'antico al moderno. Bisogna studiare tanto. Io dico sempre: il canto è come uno sportivo, cantare è come fare uno sport perché ti devi allenare tutti i giorni. Non basta sapere le note di un brano per poterlo eseguire, ma bisogna metterlo proprio dentro al corpo. Quindi lo consiglio, ma col dovuto impegno, sicuramente. Ecco, tu mi raccontavi che abiti a Bologna, Sì, sei molto legata al territorio. sicuramente. C'è un ricordo particolare che hai legato a San Biagio? Un ricordo, beh, particolare è che tutte le domeniche in cui venivo a messa qui, che con altri miei compagni di catechismo e non animavamo la funzione, quindi sicuramente un ricordo che fa parte di me, della mia infanzia, delle mie prime amicizie. I canti di chiesa che mi hanno accompagnato durante l'adolescenza, questo è il ricordo più importante. Massimiliano Cuseri, organista. Possiamo dire, allora, tu stasera suonerai l'organo appena restaurato. Che emozione stai provando in questo momento? Beh, sicuramente una bella occasione, innanzitutto per il posto. Per l'occasione, quella del pendolo, e appunto per questo organo appena restaurato, alla fine è un organo di fine 1700, di conseguenza è un bell'onore poterlo suonare sicuramente. Tu suoni il Sì, io sono pianoforte. pianista, sì. Quanta dedizione c'è in questo tuo lavoro, possiamo chiamarlo Sì. così? Quanto hai studiato e raccontaci qualcosa in più della tua carriera da musicista. No, io tuttora sto ancora studiando, sto facendo il biennio al Conservatorio a Firenze, ho già fatto il triennio, quindi sono già diplomato,
La dedizione è tanta, perché come in tutti gli strumenti, come nel canto, tutte le cose, nella musica bisogna studiare tanto. E bisogna dedicarci tanto tempo e soprattutto non demoralizzarsi mai, questo sì. Però ecco, la musica ripaga anche di tante soddisfazioni, da tante soddisfazioni.